raccogliere questo inizio significativo e svilupparlo dal punto di vista del perché io credo, perché altrimenti andremmo oltre l'incontro e il tema di questa sera. Però io vorrei dire, penso di interpretare anche il pensiero di molti credenti che sono qui, io ho scoperto, ascoltando questa sua pagina molto suggestiva, ho scoperto una buona parte allora anche del mio ateismo. Anch'io sono ateo in molte delle dimensioni che lei ha proposto. Probabilmente, e concludo questo discorso che magari faremo in un'altra occasione, concludo soltanto dicendo che forse aveva ragione David Hume, il filosofo, quando diceva che gli errori della filosofia sono sempre ridicoli, gli errori della religione sono sempre pericolosi. E certi aspetti che lei ha presentato come appartenenti alla religione, e effettivamente lo sono, nell'interno, sono forse più frutto, direi, di una, non dico degenerazione proprio, ma forse di uno sguardo della religione che non doveva essere quello autentico. Ed è per questo che allora c'è nell'interno della sua pagina, io penso, riscrivendola ancora, veramente un tessuto, una trama che è comune, anche se poi esiste un oltre e un altro rispetto al percorso che lei ha tracciato. Quindi in questo senso adesso possiamo, fatta questa premessa, andiamo sulla darci luce. Alla luce. Beh, la luce, restiamo più o meno nel tema, perché la luce è ovviamente presente in tutte le religioni, anche nelle più antiche. La luce è l'elemento cardine dell'inizio della riflessione anche spirituale, religiosa. Possiamo iniziare allora ecco, della luce conosciamo molte cose, conosciamo la velocità, conosciamo in parte, solo in parte, conosciamo in parte anche la consistenza, diciamo così, se possiamo usare questa parola. Ecco, qui tiriamo fuori la candela e arriva la luce in un qualche modo. La luce come la racconterebbe? Non in termini scientifici. Che cosa la interroga della luce? Qual è l'elemento che le fa dire è importante? Allora, è anche difficile. È andata. Questa è la luce per me. E la sua domanda è cosa mi interroga della luce, cosa mi fa pensare alla luce, cosa mi... questo, che è qualcosa di molto più complesso, estremamente più complesso di quello che vediamo a prima vista. E questa complessità quello che ci interessa e il motivo, io penso, dell'immensa risonanza che ha la luce per noi individualmente e per la civiltà tutta insieme. Fatemi parlare di scienza due minuti, non voglio fare una lezione di scienza, per carità, ma perché voglio illustrare che cos'è la complessità del mondo. Che cosa succede qui? Questa è una luce, che cos'è? Allora, quello che sta succedendo qui è che ci sono delle molecole di aria che si agitano freneticamente, miliardi e miliardi di molecole di aria che si agitano fortissimo e agitandosi colpiscono la cera, le molecole di cera, e le strappano, le portano su. Queste molecole vengono tirate su e sono delle più grosse le molecole di cera, nell'agitazione si spezzano.
Quando si spezzano, come una molla, come un elastico spezzato, i due pezzi partono rapidissimi uno verso l'altro, molto veloci, e colpiscono delle altre molecole d'aria, quindi aumentano la frenesia. In maniera che questa frenesia si autoalimenta. Le molecole spezzate di cera diventano molecole di acqua, diventano molecole di anidride carbonica, vanno nell'aria, le respiriamo, ciascuno di noi, entrano dentro di noi, diventano una lacrima di uno di noi. Questo avviene rapidamente tenendosi in equilibrio questo processo. Quindi la luce non è una cosa, è un avvenimento, un avvenire di qualcosa, è un processo. La scienza non parla di cose, parla di processi, parla di accadimenti. Questa non è la parte più interessante. La parte più interessante è che queste molecoline sono fatte di atomi che hanno degli elettroni che girano intorno. Gli elettroni sono elettrici, il loro nome lo dice, elettrici come una batteria, come una pila, e ogni elettrone, essendo elettrico, è legato a delle linee, dei fili che riempiono tutto lo spazio, che sono, fisici le chiamano le linee di Faraday, una ragnatela infinita che c'è fra qui noi e voi, che c'è sempre, che si muove. E siccome c'è questa grande agitazione, gli elettroni saltano su e giù, muovono queste linee, scuotono queste linee rapidamente, per cui questa grande rete di linee fra noi e voi, si chiamano anche campi elettrici e campi magnetici, vibrano molto rapidamente, agitate da questa frenesia che c'è qui. Okay? Questa è la luce, questo è quello che Maxwell ha capito della luce. Queste linee si attaccano a tutte le cose, queste vibrazioni rimbalzano sui muri e si attaccano anche ai nostri occhi. Dentro i nostri occhi ci sono delle cellule che si agganciano a queste linee, a queste tele di ragno che vibrano e vibrano. E milioni di anni di evoluzione hanno insegnato a queste cellule dei nostri occhi quando vibrano in questa maniera, a lanciare dei piccoli segnali elettrici che si infilano nel nostro cervello. Il nostro cervello è una 100 miliardi di connessioni neuronali attaccate l'una all'altro, è una straordinaria complessità di vibrare di segnali elettrici che si scambiano. Questi segnali elettrici, via queste linee, questa tela di ragno, sono legati a quello che succede lì. E sono legati ai rimbalzi di queste onde che viaggiano. In questa maniera quello che c'è nel nostro cervello è legato a quello che c'è fuori. Questa è la luce attraverso la quale il nostro cervello è legato a quello che c'è fuori e quindi questo è il nostro legame con l'esterno. Non tutto, ma la grossa maggioranza del nostro legame col mondo esterno, del legame del nostro corpo col mondo esterno, passa attraverso la luce. Attraverso queste vibrazioni di questa tela di ragno. Questo l'ha capito Maxwell e Faraday nel 1870. Questo ha due conseguenze, e vengo alla sua domanda. La prima è che tutto quello che noi, non tutto, la gran parte di quello che noi sappiamo del mondo esterno passa attraverso la luce. Quindi evidentemente per noi la luce diventa la metafora, il segno, più che la metafora, la realtà della nostra collegamento col mondo esterno. È chiaro che quando parliamo di sapere qualche cosa ci viene naturale parlare di luce perché noi vediamo il mondo grazie alla luce. Per cui sia l'illuminismo parla della luce perché pensa di aver capito tutto, sia Dante quando va nell'altra metà del mondo vede la luce che è il Dio. Ma forse la seconda aspetto è quello più interessante di tutto. Se noi spegniamo la luce, se queste luci si spegnessero, volevo provare a chiederlo ma non ho avuto il coraggio di farlo, e restassimo al buio completo, saremmo inquieti. Perché? Perché milioni di anni di evoluzione ci hanno insegnato che quando nel buio è pericoloso perché non vediamo cosa succede, ma arriva il leone e ci mangia. Quindi la mancanza di luce ci inquieta, agita i nostri neuroni, hanno bisogno di sapere cosa succede per sopravvivere. Il buio ci inquieta. Questa inquietudine ci fa essere attaccati alla luce, abbiamo bisogno della luce. E quindi tutta la forza metaforica della luce, tutta l'importanza che diamo alla luce come segno della nostra
essere a casa nel mondo viene da questa importanza della luce nel collegamento col mondo. Ecco perché ho fatto questo breve. Perché noi della luce sappiamo qualcosa dalla chimica, dalla fisica, dall'elettromagnetismo, dalla fisica quantistica, dalla psicologia, dalla neurologia, dallo studio delle cellule degli occhi, dalla biologia, da una montagna di punti di vista. Il mondo è straordinariamente complicato, è ricco, infinitamente bello, lo capiamo pezzo a pezzo. Questa grande ricchezza, io penso, è quello che il nostro voglia di andare a conoscere il mondo ci dà, ci porta. Se noi ci chiudiamo questa voglia di capire di più e restiamo fermi in immagini prima di capire, capiamo meno, secondo me. Bene, sì. Penso che il professor Rovelli ha già dato anche la base per il mio percorso quando ha intrecciato in maniera molto suggestiva, a mio avviso, realtà e metafora, o se si vuole semplicemente simbolo, la luce come simbolo. Strettamente parlando, la parola simbolo, che vuol dire mettere insieme estremi, unisce, cerca di unire sempre una realtà fisica, un dato sperimentale e una componente metafisica. Fa tendere la realtà verso un oltre. E allora adesso a questo punto io vorrei su questa scia proprio tentare in qualche modo, in questo primo mio intervento, tentare di delineare come la luce, partendo un po' anche dalla domanda, da quella famosa questione etimologica iniziale, è diventata la grande categoria teologica. Lo è diventato per una ragione poi sempre più, che andava oltre la dimensione fisica, sempre più metafisica. Io vorrei prendere adesso le religioni principali, naturalmente in una maniera molto semplificata, molto elementare, su sistemi che sono molto più complessi, che però tutti hanno nella loro genesi, nella loro genetica, proprio questo simbolo. Prendiamo il nostro orizzonte primario, il grande codice della nostra cultura occidentale, indubbiamente, è la Bibbia. La Bibbia inizia con una frase che in ebraico è veramente deliziosa, una lingua povera, ma è una frase rimata. È l'incipit assoluto della Bibbia, ma è anche l'incipit per la Bibbia dell'essere. Ecco in ebraico: Vayomer Elohim, Yoyor, Vayoyor. Tutta questa è la creazione per la Bibbia. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Vedete che qui c'è un'opzione significativa. La creazione non è un agire di Dio, è una parola che presenta una realtà che sboccia. E questa realtà è subito la luce. Poi vedremo perché. Andiamo nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo quell'incipit glorioso che affascinava Goethe, per esempio, nel Faust, che è il prologo di Giovanni. Prologo di Giovanni, anche lì si vede chiaramente che l'inizio assoluto dell'essere e dell'esistere, della storia, è la luce.
la luce e le tenebre tra di loro in dialettica. E qui comincia a entrare un'altra componente sulla quale meriterebbe poi, come diceva già il professor Rovelli, non si può non parlare della luce senza introdurre già il concetto di buio, di tenebra, che diventa, naturalmente nelle religioni e nella filosofia, una componente di tipo teologico, anch'esso, morale persino. Abbiamo perciò quella dichiarazione di Cristo: io sono la luce del mondo. Abbiamo quella definizione del Nuovo Testamento: o Theos fos estin, Dio è luce. Quindi per la religione ebraico-cristiana l'analogia, il simbolo più, direi, fondamentale, basilare, per esprimere la trascendenza e l'immanenza e l'essere, è la luce. E naturalmente questo nasce da un tipo di esperienza che non è quella sofisticata della scienza, nasce da un'esperienza che è quella spontanea. Tra parentesi, è significativo che nella nostra lingua, per esempio, ma non solo, nascere si dice venire alla luce. Ora, come la percepiamo noi la luce? Come qualcosa che è esterno a noi. Quindi è qualcosa che ci precede e ci eccede, ci supera. E quale elemento allora migliore per parlare della trascendenza? È per questo motivo che allora la luce diventa il simbolo di tutto ciò che tu non puoi dominare, non puoi conquistare, non puoi afferrare. La luce ti irrompe, irrompe su te stesso. Però al tempo stesso la luce, che funzione ha? Mostra la mia identità, ci rivela. La luce ci permette di muoverci, la luce ci riscalda. La luce quindi ci attraversa, è il sistema elettrico cerebrale persino, come si ricordava prima. Tra l'altro anche questo è un gioco particolarmente curioso e suggestivo. Quando lei ha evocato i 100 miliardi di connessioni neuronali, che forse anche sono anche di più, aprendo la nostra calotta cranica, ora abbiamo un fenomeno che è abbastanza impressionante, perché lassù nel cielo la Via Lattea, secondo gli astronomi, è composta più o meno da 100 miliardi di stelle. E allora si capisce quant'era vera la definizione di Democrito di Abdera, uno dei famosi sapienti dell'antichità, il quale diceva che l'uomo è microscosmos. E questo microscosmos suggestivamente è segnato da che cosa? Proprio dalla luce. La luce lassù e la luce dentro di noi. E qui possiamo già evocare, lo evochiamo qui, ma meriterebbe di evocarlo dopo, la celebre frase della critica della ragion pratica, la finale di Kant. E lui naturalmente ormai fa un'applicazione di tipo etico-filosofico, però il cielo stellato, bestirtene Himmel, sopra di noi, e la legge morale dentro di noi, la lampada per illuminare noi, il nostro agire. Ma ho detto, e poi dopo avremo occasione adesso di approfondire questa duplicità, trascendenza e immanenza attraverso la luce,
trascendenza perché è oltre, non la posso afferrare in un certo senso. Ci precede, appunto, e ci eccede, dicevo prima. E dall'altra parte l'immanenza, la vicinanza e il calore. E questo è il compito di tutte le religioni. Presentare Dio in tutte le religioni, e ha cominciato a dirlo in quello studio famoso Rudolf Otto, il Sacro, è sempre un dosaggio tra tremendum e fascinosum. Il tremendum è il distante, è ciò che tu non controlli, ed è la definizione del totalmente altro di Dio, non riconducibile al meccanismo semplicemente che tu percepisci, ma dall'altra parte il fascinosum, qualcosa che senti dentro e che puoi chiamare con un altro nome, io direi puoi chiamare anche con amore o con un'esperienza particolare che tu fai, per esempio la dimensione estetica stessa a qualcosa di tremendum e di fascinosum, ma lasciamo a parte. Io adesso, per concludere, poi per continuare, perché poi penso ritorneremo su questo discorso, una parte che è molto, che io ho lasciato tra parentesi, è proprio, che lei ha già evocato, è il rapporto tenebra-luce, che in tutte le culture è fondamentale.